perché voi sognate proprio delle cose belle e vi ringrazio di questa cosa. Grazie perché siete proprio bravissimi a immaginare che cosa ci serve dentro nelle nostre città. Oggi inauguriamo la terza edizione del concorso di disegni di Corpus Hominis. Abbiamo ricevuto più di 800 disegni che quest'anno abbiamo scelto di allestire in due parti diverse della città. Una parte sarà nel corridoio Montini dell'Università Cattolica e la seconda parte invece nel corridoio centrale a Fondazione Poliambulanza. È un concorso a cui teniamo particolarmente perché crediamo che far esprimere ai bambini che cosa pensano sul tema dell'anno sia fondamentale per prepararci al festival. Quest'anno Sognare la città ha consentito ai bambini di spaziare anche molto di più rispetto agli anni precedenti che erano dedicati alle opere di misericordia spirituale e corporali, perché abbiamo chiesto loro di immaginare in quale città vorrebbero vivere e qual è la città più fantasiosa che possono volere, che possono costruire nella loro mente. E devo dire che i risultati sono stati sorprendenti perché abbiamo città di ogni tipo. La cosa interessante è che quest'anno abbiamo anche la partecipazione di due scuole nuove, che sono la scuola Calini e la scuola primaria Manzoni. E a segno che il concorso diventa sempre più un'occasione importante per la città per aiutare i bambini a riflettere su tematiche importanti e anche complesse come quella di quest'anno, che era sicuramente Sognare la città, ma che partiva dalla tematica delle beatitudini. La maggior parte dei disegni hanno proprio riportato una città nuova, una città che nessuno immaginava. Abbiamo delle città gelato e in alcuni casi delle città robotiche. Questo ci ha fatto molto piacere, il progetto è coordinato da ormai 3 anni da CEC Brescia. Ci auguriamo che possa continuare anche nei prossimi anni con tematiche sempre nuove.